Sabato 21 settembre. Oggi si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma anche la giornata mondiale dell'Alzheimer e la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in pie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, le solite noiose incombenze trascurate durante la settimana vi impegnano per buona parte della giornata, ma la serata promette meraviglie: doccia rilassante, cenetta sfiziosa in un localino di tendenza e poi via a scatenarvi sulla pista. Toro, le stelle oggi vi fanno spendere o elargire prestiti ad amici che non se la passano bene, ma se a suo tempo avete ricevuto favori, ora vi tocca. Salute e sport sempre a braccetto per stare in forma, dedicate un po' di tempo libero all'attività fisica. Gemelli, a farvi da carburante la luna nel segno, ma sotto il tiro incrociato di Marte e Nettuno. Occhio a non esagerare col rischio di rovinare iniziative e rapporti. Discussioni in famiglia dove si polemizza su tutto. Riparlarne non serve a chiarire, anzi, complica le cose. Cancro, non siete degli sportivi nati, ma in questo periodo avete tutte le energie necessarie per praticare con successo l'attività fisica che preferite. Se l'amore è lontano, nessun problema. È la fantasia, il tappeto volante che vi fa sentire vicinissimi. Leone, pianeta a favore, l'amico Giove, indebolito dall'opposizione della Luna, che comunque tiene bordone a voi, ingrossando le fila degli amici, tutti catalizzati dal vostro magnetismo. Qualsiasi programma abbiate in mente, il gruppo vi segue. Vergine, in lite con tutti, col partner che a sentir voi non ve la racconta giusta, i figli troppo indipendenti per la loro età, i familiari invadenti. L'unico che si salva, e per fortuna, è il vostro quattro zampe, così adorabile da sembrare un peluche. Bilancia. Intesa dolce e profonda con il partner, condividete sogni, principi, fantasie, perché gli obiettivi dell'uno sono anche quelli dell'altro. Dolcissimo anche il quattro zampe, che è il giullare di famiglia, ma attenti a non pestargli la coda. Scorpione, giornata più interiore che costruttiva, a decretarlo è Nettuno in conflitto con la Luna in ottava casa, che vi parla dell'inconscio e del sogno. Il senso dell'armonia si unisce alla fantasia, ma le vostre potenzialità creative rimangono inespresse. Sagittario, partner capriccioso e viziato, abituato così dalla sua famiglia. Ci restate male, ma poi finite anche voi per coccolarlo, prestandovi al gioco. In sintesi, non fate che ripetere gli sbagli commessi da altri. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Capricorno, la Luna può anche guardarvi indifferente, ma armati da Marte e ispirati da Nettuno, vi sentite invincibili, pronti a combattere per i vostri valori. Un grazie alla vostra grinta, se un'impresa che sembrava impossibile oggi comincia a dare buoni risultati. Acquario, Giove in sestile vi garantisce opportunità e contatti fruttuosi. Gli amici più fidati sono pronti ad adoperarsi per voi, anche elargendovi prestiti. Ancora più simpatica la Luna, promotrice di incontri o flirt. Niente scuse, stasera si va a ballare. Pesci, un saluto da archiviare con Marte, Giove e la Luna di traverso. Non potete aspettarvi grandi cose, piuttosto battaglie e contrattempi a gogo. Motivo del contenzioso con il partner sono le spese pazze che ciascuno dei due rimprovera all'altro.